Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole. Io sono Biazaku E io Tatsumi. e oggi analizziamo Rasmus Winter Højlund, attaccante danese di 19 anni, nato nel 2003, alto 1,91 m, che attualmente milita nell'Atalanta. Piede preferito: il mancino. Questo attaccante, per i più attenti che comunque stanno lì a curiosare tra i nuovi acquisti dell'Atalanta, perché sapendo che notoriamente l'Atalanta è una squadra che riesce sempre a scovare talenti, sia italiani che stranieri, chi si è incuriosito, magari non è rimasto sorpreso da questo giovane attaccante che, soprattutto nell'ultimo periodo, sta facendo delle cose pazzesche. È entrato in punta di piedi, ha avuto anche delle chance, soprattutto per alcuni infortuni del parco attaccanti dell'Atalanta. Però, come si dice spesso in queste situazioni, tu ti devi far trovare pronto. E lui, soprattutto in questa seconda parte di stagione, sta rispondendo non presente di più. La cosa che mi piace molto di Højlund è che rispecchia un po' tutti i canoni del tipico calciatore moderno, anche quando lo vedi molto spesso compiere quelle traversate a tutto campo e arrivare davanti alla porta sbagliando clamorosamente. Tu capisci che c'è molta gioventù nel ragazzo, che va un po' sgrezzata, ma come è giusto che sia alla sua età e soprattutto alla sua prima stagione in un campionato di livello, senza nulla togliere allo Sturm Graz, per carità, che ha distrutto la Lazio un paio di volte, ricordiamoci. Parlando di pro e contro, per me il suo pro principale sono i movimenti. Non c'è niente da fare. Qualcuno dirà che gli hanno insegnato bene i suoi allenatori durante la sua crescita, ma secondo me è tutto istinto. Sicuramente sarà stato in questo posizionamento, nel tempismo che lui spesso ha dimostrato di avere. Però così giovane e così bravo, sì, e comunque tu devi essere predisposto. Tutte le volte in cui si è ritrovato a tu per tu con il portiere, che magari un occhio poco attento potrà pensare: ah, che grande passaggio gli ha fatto questo giocatore. Ma se lui non ti fa quel movimento che è perfetto, il passaggio non può avvenire. Molto spesso questo discorso lo si fanno con tutte le volte che il signor Erling Haaland si ritrova a tu per tu con il portiere, dicendo: eh vabbè, di tapin è facile segnare. Ma tu, non è una coincidenza che io riesco ad arrivare sempre lì davanti alla porta, a porta vuota, a segnare. E Højlund praticamente ha la stessa bravura nel trovarsi da solo in una posizione favorevole per tirare in porta. E questa è una qualità che si può allenare, ma se la sai fare naturalmente, perché c'è un istinto predisposto a farlo, è una marcia in più e c'è poco da fare. Poi c'ha 3.000 altre qualità, è un attaccante moderno a tutto tondo: tecnica, velocità, potenza, tempi di gioco, intelligenza tattica, e usa entrambi i piedi. Il contro è che comunque sotto porta un attaccante deve sbagliare il meno possibile, e queste sono cose che si aggiustano con il tempo, perché lui ha fatto tanti gol recuperando, però da parecchi errori, e non è soltanto da questa stagione, anche nelle altre pagine al Copenaghen e poi allo Sturm Graz non è che avesse avuto una percentuale di realizzativa incredibile. Quindi, se vuole diventare un attaccante top, deve essere implacabile sotto porta.
Per me invece il suo proprio principale è l'ecletticità come attaccante. Centrale perché comunque è quello che sa fare meglio, però in realtà sappiamo bene, pure allo studio magari ha fatto anche l'esterno o ha giocato come seconda punta. E stiamo parlando di ecletticità perché? Perché tu vedi un calciatore che è agile, con grande coordinazione nel tiro, grande accelerazione, gli piace tirare ovunque sia disponibile al tiro, sia col destro che col mancino. Riesce a combinarsi con un attaccante ausiliario, tipo come per esempio è Muriel, con cui molto spesso lui si intercambia in mezzo al campo, ed è bravo ad associarsi con i suoi compagni sia per azioni manovrate o anche solo per fare le sponde o per fare la boa. Perché comunque il fisico e la capacità di sfruttare questo fisico per fare da schermo contro i difensori ce li ha e li usa bene. Poi ovviamente, come ha detto bene anche Biazzaku, la grande differenza la fa che lui ha quel killer instinct che gli permette di andare a prendersi occasioni da gol che altri attaccanti non vedrebbero. E noi ne abbiamo tanti in Serie A di giocatori, di attaccanti che poi non riescono a sfruttare occasioni perché non sono al posto giusto al momento giusto. Quindi questa sicuramente è la sua più grande qualità. È importante perché ti rende pericoloso anche quando il tuo avversario ti ha studiato talmente bene che riesce ad annullarti in una caratteristica importante. Tu ne hai altre 10 che puoi sfruttare. La cosa che non mi piace invece di Højlund in questo momento è che per quella che è la sua stazza, per quella che è la sua capacità aerea, è insopportabile che non riesca a prenderle di testa. È proprio poco aggressivo sulle palle di testa, non riesce a imporsi con gli avversari, sicuramente anche per la giovane età, perché molto spesso il difensore è anzianotto, quindi ha 20 anni di esperienza sul 19enne, fa la differenza, però è un giocatore che ha questa innata capacità, che mi sta all'altezza, non può non segnare o comunque fare tanto di testa, perché anche nella gestione delle sponde di testa è deficitario e mi sembra stranissimo per un giocatore come lui che il colpo di testa ce l'ha e non è una questione di sono alto però non uso la testa come altri giocatori, mi viene in mente Fabián Ruiz in questo momento, è proprio che lui ce l'ha però non lo sfrutta ancora bene. Ti ricorda qualcuno del presente e del passato? Quando io l'ho visto le prime volte mi è venuto in mente anche in maniera piuttosto marcata Gudjohnsen, quello lì del Chelsea e del Barcellona, che in realtà si differenzia da Højlund per essere molto più tecnico e fantasista, però gli assomiglia tanto nel modo in cui attacca lo spazio, nel modo in cui usa il piede per cercare l'azione, perché mi ricordo che questa era una cosa che si diceva molto a Gudjohnsen durante il periodo del Barcellona, cioè che appena poteva tirava. In un calcio come quello del Barcellona, che era entriamo con la palla nella porta, e quindi fu spesso molto criticato per questa tendenza che io vedo anche in Højlund. Ovviamente, a parte Haaland, che vabbè, Ma ormai l'hanno sparato tutti, quindi non volevo spararlo anch'io. no, ma sinceramente la somiglianza è più estetica che nei movimenti che calcistica alla fine. Mi ricorda El Niño Torres prima degli infortuni, era proprio questo tipo di attaccante misto tra di tecnica, potenza, velocità e movimenti. E poi il primo Lewandowski, quello del Borussia Dortmund, che era molto più giovane, meno efficace, ma allo stesso tempo devastante. Un voto alle sue abilità attuali e un voto al suo potenziale? Questa pure può essere tosta, però togliamocela subito di mezzo, facciamo così. 6 e mezzo all'attuale Højlund e 9 al potenziale. Allora, 6 e mezzo è buono, considerando da dove è partito, cioè lui è partito come riserva pura dell'Atalanta, doveva raccogliere il massimo da alcuni scampoli di partite. Però perché gli do 6 e mezzo? Non tanto perché non abbia ancora dimostrato tanto, ma perché quello che ha dimostrato è ancora acerbo. Invece, per quanto riguarda il potenziale, io potrei essere anche più generoso perché lui ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei centravanti più forti del mondo. Però è estremamente grezzo in alcune caratteristiche che sono importanti, come per l'appunto il colpo di testa. Quindi mi voglio interessare prima, a come evolverà su determinati aspetti.
invece di dargli subito il voto sulla fiducia, magari un 10, che secondo me non sarebbe neanche sbagliato. Però è prematuro per il giocatore che comunque già adesso dimostra le caratteristiche che per forza di cose ti fanno dire, vabbè, questo diventerà un grande. Io andrei per un 6 più alle abilità attuali. Quel più glielo aggiungo per questo ultimo periodo in campionato, altrimenti sarebbe stato 6. E al suo potenziale io 9,5 ci arrivo, perché comunque le caratteristiche sono quelle che sono. Un attaccante che c'ha quei movimenti, c'ha comunque questa intelligenza pure di giocare con il compagno, cioè lui vede il compagno di squadra, sa giocare di sponda, sa come bisogna comportarsi ormai, come deve fare un attaccante moderno. E la sua potenza è proprio di dei giocatori che ormai stanno esplodendo, tipo Victor, tipo Haaland, tipo Darwin Núñez. Mettici che comunque tecnicamente anche sopra la media, anzi forse anche un qualcosina in più. Per arrivare a 10 deve semplicemente dimostrare di essere quell'attaccante affamato che una palla sporca diventa gol, che magari ti caccia la giocata nel momento decisivo. E questa cosa è una cosa che si può dimostrare con il tempo e soprattutto vedendo il ragazzo in partite sempre più importanti, in competizioni sempre più importanti. Io comunque lo vedo uno degli attaccanti più promettenti, almeno della sua generazione. Oh, 19 anni, 2003, tanta roba. Va bene, ragazzi, non ci resta che aspettare, come al solito. Sappiamo tutti che sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.